Molti di loro, quelli di 3 o 4 anni, non sono mai stati a scuola o in un asilo e questi sono i primi disegni che fanno. Sono nati che la guerra era già scoppiata, le scuole crollate e presto la loro realtà è diventata quella dei campi profughi. I loro fratelli maggiori di 10-12 anni hanno dovuto smettere di studiare ed è proprio un libro una delle prime cose che chiedono quando arrivano nei centri di accoglienza. In molti casi il primo luogo protetto e a misura di bambino in cui si trovano da anni. Casa Suraya, uno dei centri di accoglienza, deve il suo nome a una bambina siriana nata tra queste mura. Qui, negli ultimi mesi, la metà dei nuovi arrivati erano bambini. Il loro percorso migratorio è sempre molto lungo, si fermano prima diverso tempo in Libia e poi appunto attraversano l'Italia per andare in Europa. Il primo momento di tregua, di riposo e di riconciliazione con la vita è proprio in questi giorni di fermo, di pausa, di riposo. Molti dei bambini che incontriamo addirittura molto spesso non sono in grado di tenere in mano un colore, una forbice, sembrano quasi strumenti lontani dalla loro quotidianità. Le famiglie in media si fermano 3-4 giorni nei centri prima di ripartire per il nord Europa. I bambini, ospiti già da qualche giorno, raccontano ai nuovi arrivati di questo spazio di gioco che sembrerà quasi magico a chi viene da un campo profughi. C'è un grande entusiasmo, ci aspettano fuori dalla porta quando sanno che i nostri operatori stanno per arrivare. Nei primi giorni sicuramente di permanenza vediamo che c'è qualche difficoltà nella relazione, probabilmente non sono più abituati a condividere questo tipo di spazi. Però notiamo che già con il passare dei giorni e quindi avendo uno spazio orientato con delle piccole regole che gli danno diciamo un ritmo, una cadenza del momento di permanenza nello spazio, notiamo che c'è sicuramente una maggiore condivisione con gli altri bambini. Bambini che spesso arrivano dopo essere stati rinchiusi per giorni con le famiglie in appartamenti in Libia in attesa di ripartire, in condizioni igieniche disperate. La giornata nel centro è il primo tempo davvero dedicato a loro. Il primo momento di accoglienza quando i bambini arrivano, in cui di solito si fa un ballo o un gioco di gruppo, dipende anche dalla giornata, un laboratorio successivamente che viene strutturato settimanalmente dalle nostre operatrici, un momento di merenda che è quello che di solito i bambini apprezzano sempre di più e poi un momento di gioco libero per fare in modo che i bambini abbiano possibilità anche di sfogarsi e alla fine c'è un momento di saluto che rimanda al giorno dopo con alcuni ed è un arrivederci invece per altri che magari partiranno. E basta poco per dimenticare le sofferenze, reagire alle difficoltà e tornare ad essere bambini. Per quelli ovviamente che si fermano più giorni e che hanno la possibilità di riacquisire un contatto con queste azioni, come dicevo prima, della quotidianità, si nota che c'è una maggiore relazione con l'altro e quindi una maggiore condivisione e di conseguenza una diminuzione sicuramente dell'aggressività. Da quando è scattata l'emergenza profughi, nei campi di Milano hanno soggiornato 9.000 bambini. A casa Suraya i genitori chiedono ai responsabili di insegnare almeno qualche parola di italiano ai figli e dicono ogni giorno che il viaggio che intraprendono è per dare loro un futuro.